Pesanti critiche arrivano dal centro-sinistra all'amministrazione comunale di Pescara sui lavori in fase di svolgimento su viale Guglielmo Marconi. I consiglieri regionali e comunali puntano l'indice sull'aumento dei costi dell'opera per quasi 150.000 euro e sulla presunta pericolosità di alcune rotatorie. Sulla proroga dei lavori si parla di un vero e proprio pasticcio a danno di cittadini residenti. Di quanto sta accadendo verrà interessato anche il prefetto di Pescara. È stata fatta una variante senza nessuna progettazione a monte, anzi, contrariamente a quello che prevedono i piani della mobilità. È stato fatto un lavoro, cominciato ad agosto, di variante di tutto il lavoro precedente, che è stato approvato come progetto soltanto il 17 di settembre, cioè soltanto in un momento successivo. Sono aumentati 140.000 euro i lavori, sono state realizzate 4 nuove rotatorie spezzettate come quella che vedete alle nostre spalle, che sono molto insicure. Invece è stata eliminata la rotatoria tra via Marconi e via Tommaso da Celano, dove guarda caso verrà messo un semaforo, cosa che non riusciamo neanche a capire. Vengono fatte 4 corsie che secondo noi non rispettano il limite minimo della carreggiata in base al decreto ministeriale del 2001, tant'è vero che scriveremo al prefetto e al ministero su questo, e soprattutto si realizza una via Marconi all'interno di Pescara a 4 corsie, cioè un'autostrada all'interno della città. E in ultimo, non vorremmo che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, assomigli un po' a quel personaggio di Karate Kid: leva la cera, metti la cera. Una sera si tolgono i saliscendi che erano stati realizzati, da questa mattina li stanno realizzando nuovamente lato mare. Veramente una confusione totale. Noi chiediamo che prima che si asfalti completamente questa strada e si riapra completamente al traffico anche nelle sue nuove rotatorie, sia fatta una riflessione pubblica, trasparente e secondo la sicurezza che viene imposta dai decreti ministeriali.